Skoda Kamiq è il terzo SUV di Skoda dopo Karoq e Kodiaq. È un SUV urbano compatto il cui nome deriva dalla lingua Inuit, che significa seconda pelle, capacità di adattarsi a qualsiasi situazione. Quindi Skoda su questo pensiero ha creato la Kamiq, che è un SUV compatto dalle piccole dimensioni ma dalla grande abitabilità. La Skoda Kamiq è lunga 424 cm e ciò gli permette di posizionarsi all'interno della categoria dei piccoli city SUV. Le linee e le forme del corpo sono squadrate e nette, come impone la tradizione Skoda, con un cofano muscoloso e striato che sovrasta il nuovo gruppo ottico anteriore diviso in due parti, su due livelli, con le luci diurne a LED che trovano posto proprio sopra i fari. Questi idealmente abbracciano un altro segno distintivo di Skoda, ossia l'ampia calandra tridimensionale posizionata sopra la grande bocca d'aereazione, nella parte più inferiore del viso. L'anteriore si collega al fianco e alla coda grazie al solco che parte dai fari e che prosegue la sua corsa tagliando tutto il lato della carrozzeria, donandogli un look dinamico e sportivo, completato dalla presenza dei cerchi in lega da 16 o 18 pollici. Non è finita qui. La striatura laterale si congiunge con le luci della coda del posteriore, che mette in mostra i gruppi ottici tipici Skoda appuntiti e il nome Skoda in stampatello, senza contare il paraurti in rilievo nella parte più bassa e in cima un accenno di spoiler che alimenta il piglio sportivo. Gli interni della Skoda Kamiq sono molto molto curati, sia per quanto riguarda il design con delle linee che ricordano le linee che troviamo nella carrozzeria, sulla carrozzeria esterna, ma soprattutto è molto curato per quanto riguarda la scelta e l'accostamento dei materiali. Abbiamo un mix tra plastiche morbide e plastiche rigide, queste vengono poi messe insieme, costruite con una grande attenzione. Una volta seduto dietro al volante, però, i miei occhi sono attratti dall'ampio display dell'infotainment, ben 9,2 pollici. Si trova questo ampio display solo nelle versioni più alte. La plancia si sviluppa in verticale, quindi abbiamo nella posizione di cima, in alto abbiamo il display dell'infotainment, più basso abbiamo le bocchette dell'aria e poco più sotto i comandi manuali per comandare il climatizzatore automatico di zona. Questo display dell'infotainment così ampio va perfettamente a braccetto con un altro display altrettanto grande. Stiamo parlando del display della strumentazione di bordo, che misura 10,25 pollici, che è esclusivamente in digitale. Questo mi permette quindi di scegliere delle interfacce votate magari solo al consumo o solo alla navigazione. La nuova Skoda Kamiq è costruita sulla piattaforma MQB ed è parente stretta della Skoda Scala. Quindi, come lei, offre spazi interni generosi, solitamente riservati ai segmenti superiori, con l'ampio spazio per i sedili anteriori e soprattutto per il divanetto posteriore, che permette ai nostri passeggeri di avere tutto lo spazio necessario per gambe, spalle e testa. Il bagagliaio ha una capacità di 400 litri che aumenta fino a 1395 litri abbattendo i sedili posteriori. Come soluzione opzionale, il sedile del passeggero può essere abbattuto permettendo di trasportare oggetti lunghi fino a quasi 3 metri. Le prese d'aria laterali vanno a toccare le portiere dando un effetto di maggiore spazio per gli interni. La sensazione da salottino curato viene poi enfatizzata dalla presenza dell'ambient light, disponibile in tre colori, bianco, rosso e rame, che contribuisce a rendere l'ambiente interno curato e confortevole. Il tutto è abbinato ad un cambio automatico DSG a 7 rapporti che lavora molto bene, sia se lasciato appunto lavorare in autonomia, sia che invece decideremo noi stessi di impugnare le palette al volante, quindi di mettere o scalare la marcia. La Kamiq si comporta bene anche in autostrada grazie all'abitacolo perfettamente insonorizzato. Non abbiamo frusci aerodinamici, non abbiamo il rumore del rotolamento degli pneumatici o del motore.
Si viaggia quindi in tutta tranquillità, ma soprattutto si viaggia in sicurezza perché abbiamo tanti aiuti alla guida. Sulla nuova Skoda Kamiq abbiamo il Front e Lane Assistant, così come l'Adaptive Cruise Control di serie. Il Front Assistant include il City Emergency Brake ed è il sistema che permette di riconoscere i pedoni, monitorando l'area davanti all'auto durante la guida, così da prevenire eventuali incidenti. Il Lane Assistant invece riconosce le linee che delimitano la corsia e aiuta così il conducente a non oltrepassarle. L'Adaptive Cruise Control regola invece automaticamente la velocità del veicolo in base a quella del veicolo antecedente. Non abbiamo ancora parlato del motore che abbiamo a disposizione con questa Skoda Kamiq per questa nostra prima prova, che è un 1000 TSI da 115 cavalli. Devo dire che mi ha sorpreso perché è molto fluido in tutte le situazioni, sia nella guida urbana che in quella extraurbana, come in questo momento, oppure in autostrada, è sempre pronto, ma soprattutto mi ha sorpreso la coppia, che è molto corposa a partire dai 2000 giri in su. Non mi aspettavo davvero questo sprint e questa accelerazione molto importante, che agevola anche i sorpassi e le partenze dal semaforo. Tutti i motori della Skoda Kamiq hanno l'iniezione diretta con il turbocompressore, hanno la tecnologia start and stop e poi soprattutto tutti i motori a listino rispettano le severe norme Euro 6 di temp. La Skoda Kamiq è disponibile con motori TSI e TDI da 95 a 150 cavalli e con il 1000 G-Tech da 90 cavalli a metano. Questi possono essere abbinati al cambio manuale a 5 rapporti, oppure al manuale a 6 marce o ancora al cambio automatico DSG a 7 rapporti. E i consumi? Su un percorso comprendente sia strade urbane, extraurbane e un po' di autostrada, il computer di bordo mi ha segnalato un consumo medio di 7 litri per 100 km. E infine, come non parlare del prezzo? Ancora non è presente un listino ufficiale, ma secondo le ultime indiscrezioni il prezzo di lancio dovrebbe essere di 18.000 euro circa per la Skoda Kamiq 1000 TSI da 95 cavalli, abbinato poi al cambio manuale a 5 marce. Ma non è finita qui, il listino ufficiale arriverà solo nel mese di ottobre, con la prima uscita della Skoda Kamiq nelle concessionarie prevista per la terza settimana di novembre. Ma ora, come di consueto, voglio sapere da voi cosa ne pensate di questo SUV di casa Skoda, la Skoda Kamiq. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, seguite Motori Online sul sito, sulle nostre pagine social. Ultimissima cosa, in conclusione, qui sotto nella descrizione c'è il link all'articolo completo. Al prossimo video!